Ciao a tutti amici di Golf Project, benvenuti in Winter Series puntata 3. Puntata 3, ragazzi, oggi cosa facciamo? Cosa? Vi siete allenati quest'inverno? Avete iniziato a allenarvi? Qui cala la nebbia, fa un freddo porco. C'è Foggy Style. Foggy Style, quindi ragazzi, capacità motorie insieme a capacità tecniche. Quindi le vogliamo fondere insieme in quest'inverno per avere un 2020 perfetto? Lo vogliamo fare? Cosa spieghiamo oggi? Oggi nelle nostre capacità motorie che cosa prendiamo? Prendiamo la mobilità articolare e quindi l'estensione anche muscolare, quindi andiamo a lavorare proprio su un punto nevralgico di che cosa? Della tecnica. La tecnica è l'over the top o anche rilasciare troppo presto le mani prima dell'impatto. Ragazzi, una tecnica scorretta. Quindi andiamo a vederlo, fondiamo le due cose. Iscriviti sul nostro canale YouTube e attiva le notifiche. Seguici su Facebook e Instagram. Quindi ragazzi, da dove partiamo? Partiamo sempre dalla parte fit, dalla parte movimento, perché abbiamo tutto l'inverno per farla, quindi... Certo. Ma non la facciamo solo in palestra, la facciamo qui in campo pratica. Anzi, noi abbiamo studiato per voi che non vi piace andare in palestra, perché lo sappiamo che non. Sì, certo. Ma vi piace giocare a golf, quindi facciamo una cosa più veloce, più rapida, ma che funziona alla grande. Quindi abbiamo detto, non devo arrivare dall'esterno. Quanti di voi ragazzi fanno fatica a mettersi in questa posizione? Cioè ragazzi, non è una posizione facile, eh? Cioè praticamente la spalla, l'avambraccio e il polso si vanno a mettere in una posizione piegata, molto crunchy. Allora ragazzi, prima cosa, stretching, quindi vi mettete gomito al fianco, cercate di fare un'extra rotazione del braccio, quindi il braccio andrà verso l'esterno, con la mano sinistra andrete a prendere la mano destra e spingete le dita verso di voi con calma, braccio bello piegato, adeso. Se volete anche ruotare ancora meglio, andate a sentire la perfetta posizione della discesa. Ma in più che cosa c'è? Lo sapete fare questo movimento? Lo sai fare, Ale? Fish movement, ragazzi, questo è il movimento dei lanciatori di baseball, ma anche dei golfisti. Perché spieghiamolo un po' questo movimento com'è. Mano destra che va indietro, gomito che va in avanti, è questo che riuscite a fare. Boom, distensione. E poi, distensione. Boom. Ragazzi, Ale, tecnicamente cosa c'è da fare? Tecnicamente c'è così da lo prendere insieme il bastone e sentire nella discesa proprio questo movimento della mano destra che va all'interno e il gomito destro che va vicino al fianco destro. Ragazzi, se volete fare lo swing come Rory McIlroy, come Francesco Molinari, come Bruce Koepka, ragazzi, loro da qua riescono a fare questo, hanno il bastone sull'avambraccio destro. Quanti di voi che vedo a lezione che nel downswing staccano la mano destra, sì, e non solo nel downswing, anche proprio poco prima dell'apice del backswing, perché non hanno mobilità del polso destro. Quindi ragazzi, come Titleist ha ben studiato nel TPI, tanti problemi sono dovuti dalla mobilità articolare, quindi una scarsità di mobilità porta poi dopo gli errori tecnici. Quindi fondiamo questo esercizio. Esatto, chi insieme lo fa oggi? No, lo faccio io. Bravissimo. Dai, okay, allora. Quindi prima mi metto, allora, gomito, mano, stretching, rotazione, poi faccio un po' di fish. Bravissimo. E poi cosa faccio di tiro? Faccio un tiro? Certo, un tiro, prendi il bastone, okay, simuli un po' il fish e bravissimo questo. Quindi lo esagero. Esatto, lo esageri e devi sentire quella sensazione all'impatto, vai. È stato difficile, lo riprovo. Ragazzi, non avete paura di sbagliare, perché è normale cambiare lo swing. Dovete cambiare, perché sennò continuate ad arrivare dall'esterno. Cambiate, toppate anche la palla. Se è difficile, mettete un tee. Tanto ragazzi, siete in campo pratica. Eccolo, perfetto, draw, fantastico. Ragazzi, è un esercizio difficile, è un esercizio tosto, perché è una sensazione che non avete mai trovato. No, però vi assicuriamo che dall'over the top di questo movimento che fate col gomito che va all'esterno, con questa sensazione sarà sicuramente difficile all'inizio. Sì, è tutto l'opposto. Ragazzi, Paolo ha fatto top il primo colpo. Ha fatto top perché è difficile. Consiglio comunque mettere un leggero tee, iniziate dal tee, certo, mezzo swing e poi dopo riuscite quando a farlo. Quando avrete un po' più fiducia, palla a terra e ci date. Assolutamente, ragazzi, fondiamo queste cose per un golf perfetto!